Giovanni, dopo il primo posto dello scorso anno siete detentori della Coppa, volete tenervela stretta e in qualche modo anche quest'anno dove si posizionerà il vostro messaggio e quale sarà lo stile del carro? Allora, lo stile del carro si va su una cosa diciamo classica sotto certi aspetti e si porta un po' la storia della Maga Circe. Tutta la storia d'Ulisse rivisitata ovviamente per quanto riguarda le esigenze nostre di sfilata dei rioni, poi dicevo, è quello lì, insomma, nulla di più. Dopo il secondo posto dell'anno scorso ripartiamo con un'idea di Lorenzo Riccieri, che è la fabbrica dell'uva. Non voglio scoprire troppo le carte perché ovviamente siamo proprio nel caldo, però stiamo cominciando a mettere proprio su balletti, la sartoria è partita, il rione ha cominciato a mettere i primi pezzettini delle torrette. Non vi posso dire troppo di questo progetto perché comunque scenderei troppo nel dettaglio se dovessi darvi ulteriori chiarimenti. È un'idea comunque che questo ragazzo ha sviluppato tanto, ci crediamo, e il rione anche, come ci avete detto dopo il secondo posto dell'anno scorso, è compatto e vivo. C'è un sacco di presenze giovani e siamo molto fiduciosi. Quale sarà il messaggio che porterete il 1° ottobre in piazza? Allora, come sempre, il contributo di Rione delle Fornaci va a favore della bellezza della festa dell'uva, quindi la nostra partecipazione è sempre impostata sul fare spettacolo. Certamente il 3° posto dell'anno scorso non è che vada stretto solo quello, ora sono diversi anni che noi purtroppo non arriviamo sul podio e quest'anno invece ci ha dato stimolo, quest'anno ce la vogliamo giocare. Il rione, come si può dire, ha fatto come un sub quando prende aria per fare l'immersione più profonda possibile. Stiamo respirando a pieni polmoni per incamerare tutte forze e energie perché quest'anno veramente si vuole fare non solo la nostra figura, ma si può vedere se si arriva anche a un risultato di livello. Ecco. Quale sarà, diciamo, lo spirito che avrete, che vorrete diffondere? Allora, ciao. Il messaggio di quest'anno, allora, non so quanto posso spiegare, svelare, perché sennò rischio il linciaggio, questo ormai lo sappiamo. Sicuramente è una storia fantastica, mettiamo così, e alla fine di tutto vuole un po' dare importanza a quello che sono i legami quindi in tutti i sensi, non svelo di più.